primo turno del 2022, terza giornata di ritorno nel campionato d'eccellenza d'Abruzzo. Al Veridi San Vito Chietino si incontrano le biancorosse neopromosse Union Fossa Cesia e Ovidiana Sulmona. La Union reduce da una vittoria esterna a Sant'Egidio ed una fase piuttosto positiva. Il Sulmona invece da un pari interno ed una fase non del tutto serena. Dirige l'incontro il signor Pellegrino di Teramo. È il primo minuto e il Sulmona è subito pericoloso sotto porta. Inoltre parte più aggressiva nei primi 20 minuti di gioco, anche se il Fossa Cesia nella fase di possesso si muove bene in campo, specie attraverso la gestione del gioco di Bertino e gli spunti del neoacquisto Ruiz Pasquale. Su palla inattiva diverse occasioni per gli uomini di Memmo, ma nulla di concreto. Al 43esimo un 1-2 di Pincelli e Blanco ci direziona verso un calcio d'angolo, falce manda alto. Il primo tempo termina sullo 0-0, poche emozioni degne di nota. Pronti via nel secondo tempo e il primo minuto, passaggio all'indietro di Fiorotto Facundo per Ruiz Pasquale, che con un tiro in diagonale dalla destra fulmina il portiere ospite. Fossa Cesia 1 Sulmona 0. All'ottavo proteste per un presunto fallo in area del Fossa Cesia, l'arbitro lascia correre. Si rivede il Sulmona al 12esimo, cross di Lombardo per il neoentrato Monaco che sfiora il palo ed il gol del pareggio. Il Sulmona non ci sta e vorrebbe ristabilire la parità. Secondo tempo non scontato e decisamente più movimentato del primo. Il gol del pareggio al 21esimo è siglato Palombizio, che con un tiro dalla destra non sbaglia. 1 il Fossa Cesia 1, Ovidiana Sulmona 1. Dopo appena 4 minuti il 25esimo è uno splendido cross dalla sinistra di Tommaso sul secondo palo e la pennellata perfetta per il gol del vantaggio Fossa Cesiano siglato da Fiorotto Facundo. I ritmi non si abbassano ed il secondo tempo diventa uno spettacolo del quale non perdere neppure un minuto. Al 40esimo fallo da ultimo uomo di Di Ciccio su Arboleda, rosso diretto e doccia anticipata per il difensore del Sulmona che resta in 10 uomini. E il 47esimo passaggio in profondità di Giovannelli neoentrato per Koulibaly che mette in mezzo e Arboleda sotto porta non sbaglia e sigla il 3-1 della Union. È la squadra di Memmo ad aggiudicarsi i 3 punti di una partita giocata sostanzialmente nel secondo tempo. Mister Memmo della Union Fossa Cesia, questo ritorno in campo inizia in maniera scoppiettante, importanti questi 3 punti di una partita giocata sostanzialmente nel secondo tempo, ma visto ciò che è accaduto non scontata fino all'ultimo minuto. Sì, sì, avevamo voglia di ripartire il migliore dei modi, come avevamo chiuso diciamo, l'anno. Il primo tempo è stato bruttino diciamo, da parte di tutte e due squadre contratte, si sentiva il peso forse dei punti. Poi il secondo tempo siamo ripartiti bene, abbiamo fatto subito gol e diciamo che veramente nel secondo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, i ragazzi hanno fatto veramente una prestazione eccezionale, complimenti, posso solo che fargli complimenti, un secondo tempo proprio grandioso dove abbiamo dominato dall'inizio alla fine, dove potevamo fare molti più gol, però ci prendiamo questi 3 punti che diciamo sono un tassello in più verso la salvezza, che è l'obiettivo che naturalmente rimane sempre quello d'inizio stagione. Mister, ecco la squadra con questi nuovi anche innesti, Ruiz Pasquale ma anche lo stesso Fiorotto Facundo, poi sicuramente l'imprescindibile Bertino che smista i palloni a centrocampo, sta prendendo davvero forma, ora si sta dimostrando competitiva e si sta esprimendo bene in campo. Sì, sì, è veramente un grandissimo gruppo, questo è, lo dico dall'inizio della stagione, la differenza lo fa questo, il gruppo, e i ragazzi veramente hanno creato empatia, sono un gruppo eccezionale e questo poi in campo si vede che fanno, questo fa la differenza. Mancano ancora diverse partite, tante ancora, non ci dobbiamo rilassare, dobbiamo sempre crederci fino alla fine, quello che ho chiesto il primo tempo ai ragazzi è di rientrare in campo e avere più voglia, più grinta per vincere la partita, e così è stato, e hanno dimostrato che quando mettiamo questi valori in mezzo al campo e poi si vede che questo fa la differenza. Mister Bernardi della Sulmona, dopo un pari contro il Capistrello, un derby appunto ben giocato, oggi arriva questa sconfitta, sostanzialmente disputata, una partita disputata nel secondo tempo, ma comunque fino all'ultimo minuto nulla era scontato. Beh, insomma, non mi aspettavo molto molto di più, sinceramente. Avevo visto la squadra, seppur con pochi elementi, aveva lavorato bene, avevamo preparato la partita secondo me in modo corretto, poi come spesso accade arriviamo
arriviamo alla domenica, entriamo in campo e insomma vengono fuori un po' di paure, un po' di cose che non dovrebbero venire fuori, insomma è un momento veramente delicato, un momento difficile. Noi non cerchiamo di non abbatterci, continueremo a lavorare perché vogliamo ambire ancora a fare un campionato importante, però dobbiamo darci, c'è poco da fare, dobbiamo darci una svegliata, dobbiamo renderci conto che il momento è veramente difficile, lavorare, aiutarci di più perché sennò diventa dura. Ecco, domenica arriva la Coriacea Delfino Curi, giusto? Sì, decisamente l'ennesima partita difficile, insomma il campionato è livellato, si gioca piuttosto equilibrato, quindi i particolari, l'attenzione, la cattiveria, la corsa fanno la differenza. Noi in questo momento abbiamo meno di tutto rispetto alle squadre che andiamo a affrontare, i risultati si vedono, insomma.